l'anima in pena di inabissarsi in fondo agli occhi della sirena. Verdi come l'assenzio che la notte brilla sul mare nei porti. Cantava quel marinaio che dalla mia terra non volle salpare. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno, mi fermo qui dentro a un bordello come a Parigi. Soldati, poveri cristi, vanno al Calvario col fucile in mano. Qualcuno dal paradiso volle passare senza ammazzare. Viaggio d'andata senza ritorno, bella Livorno, mi fermo qui verso l'inferno o al paradiso. Bordello di Madame Citri. Vi raccontavo la storia di questo ragazzo che era da Bimbetto insieme a me. Sono 60 anni e siamo in questo ambiente. E lui ora si è preso la depressione. Mi dispiace, ha venuto il banco, tutto, una serata, e si è ritirato. E si voleva fare uno scherzo, ci si voleva mettere, siccome era lì pare un occhio, si era messo una volta i fiori con la candela, ma quando stava bene, è davvero. E davvero, sì, sì, che, poi, quando fece un'altra volta il mercato nuovo, qui, si mise la fotografia sua lì. Vedi la fotografia sua? Sì. Con tutti i fiori, sì, il lumino e un cestino sì, per la raccolta dei soldi. Venne la sua figliola, lo vide. C'è il mio babbo, sì, questi i soldi andano a fare colazione. Lei da quanto è che l'ha avuto? Io? Sono 60 anni. La storia del mercato, cioè di circa, prima com'era e com'è diventato? La storia del mercato? Come è nato, che venivano sui fossi reali, arrivavano le barche che scavalcavano le vivande e c'era uno sluscio che scariava e poi veniva fornito tutto, verdure, carni, in qualsiasi cosa, capito? Tutto chiuso dove si fanno i lavori. Questo c'è il salone della vendita, vedete queste colonne? Sì. Ogni colonna c'era dei banchi di granito che si appoggiava a pesci e si faceva la vendita all'ingrosso, all'incanto. Sì. Cioè proprio all'incanto. Poi è stato distrutto. È stato... Ah, quindi anche lì sotto ti facevi? Si vendeva la vendita all'ingrosso e era tutta lì sotto. Tutte queste porte erano adibite, non so, per portavano la carne, il macello, che tiravano su coparanchi,
le spellavano lì dentro le carni, le ammazzavano a macelli e le spellavano lì dentro e poi le portavano su. E queste sono tutte celle che quando è nato il mercato, queste ancora di legno. Le celle frigorifere. Ah, c'è le frigorifere per pesce? Per pesce, per tu, verdure, laggiù c'era delle uova, poi laggiù c'era una banchina che ha poca importanza. Lì nel mezzo c'era un frigorifero dove c'era fra la fabbrica del ghiaccio a sbarre, era il sistema americano, quelle sbarre di ghiaccio intere, e poi venivano. C'era un tritaghiaccio a mano. Sì, tutto... Cioè, praticamente il mercato comunque anche qui sotto. Cioè, lei quando. Sì, prima sì, c'era. C'era, sì. Ma quando era finito? Stava finito che ora qui invece non. Perché una era più abbastanza idoneo. Si fermavano qui le barche di legno, scaricavano i vani con carretti e le portavano nelle celle, nei dovuti posti. Ah, si spistava lì, da qui arrivava la roba. Arrivava la roba lì, capito? Perché non c'erano neanche i cani. No, ma secondo lei è meglio ora o meglio prima? Sincero, Sincero, meglio ora. Meglio ora. Sì, il pesce è più tenuto. Prima mancava il ghiaccio, non ce la faceva. Addirittura veniva l'ospedale a prendere il ghiaccio a noi e andava a Ponte d'Era. Che non se ne prendeva. Sì, bravo. Quindi, questa era la famosa, chiamava banchina, lì c'era i cassieri, si comprava pesci, che si prendeva pesci, si faceva la bolletta, no? La bolletta volante, e si veniva di lì, ci si fermava, c'era il vigile, si prendeva la bolletta, si pagava, se non sortivi. Allora sì, questo era il mercato all'ingrosso di bellezza, era funzionante fino a 25 anni fa, 30. Rispetto magari anche ai grandi multinazionali che ti puoi dare tutto le percoppe, no? Sì, esempio, certo. Io non ho le percoppe, ci vorrebbe una nostra sola, che venisse più tutelato questo mercato, capito? Che aprono ancora. Ci sarà una concorrenza sleale nei nostri confronti. Una, è brutto il parcheggio, e due, la concorrenza sleale che ci fanno. Io non so come fanno a fare certi prezzi, con tutti quelli che c'hanno, non so come fanno a fare certi prezzi, veramente. Perché, e si vede noi, nel nostro ambiente. Io, se questi negozi chiudono, vuol dire che non guadagnano. E te se aperte le fai meno la roba. Non è possibile. La storia di Gagri è nata 50 anni fa, quando è venuto qua giù, che era un bibetto, e fu il tempo che andò Yuri Gagarin nello spazio, e la signora cominciò a chiamarlo Gagarin, gli è rimasto nome d'arte, un soprannome. Per Livorno è una merenda, è un pranzo, è un po' tutto, diciamo. È come uno che va a mangiare la pizza, dice della pizza mangi il 5-5, che è il panino con la torta dentro, e si chiama 5-5, perché una volta costava 5 soldi di pane e 5 soldi di torta. È un panino lungo, un filino, che si taglia nel mezzo, ci mettiamo la torta, e questo panino c'è solo a Livorno, perché in altri posti non c'è, e per questo che è proprio livornese, tipico livornese. Se vai a Pisa, in altri posti ci trovi le schiacciatine, ci trovi un po' di tutto. Vicino a Livorno c'è proprio questo filino lungo che sarebbe il francesino. Guarda, io c'ho un fratello che è sparito, tutte le mattine tu fa colazione con mezzo 5-5,
per me è proprio è come l'aperitivo, come l'aperitivo il sabato sera, è come, non so, qualcosa di particolare. Cos'è per i livornesi 5-5? Cos'è 5-5? È un piacevole intermezzo. Libreria Belforte è nata praticamente prima come editore da una famiglia ebrea sefardita, quindi proveniente dal Portogallo. Arrivati qui a Livorno mettono su praticamente questa casa editrice che si chiamava Salomone Belforte, la prima casa editrice, ed è nata appunto nel 1805. Però prevalentemente loro pubblicavano praticamente testi in lingua ebraica, soprattutto libri di preghiere. Poi pian piano questo Salomone Belforte passa la mano al figlio e il figlio inizia a pubblicare anche libri di narrativa e di saggistica. Intanto aprono una prima libreria a Livorno e successivamente ne apriranno una a Lucca e una a Camaiore, quindi avranno tre librerie. E poi negli anni praticamente del fascismo, con le leggi razziali, la libreria cambia il nome, perché appunto era di ebraica, quindi cambia il nome in Società Editrice Tirrena, perché doveva essere una società mista tra ariani ed ebrei. Intanto aprono uno stabilimento proprio qui in Via della Madonna, accanto alla chiesa di Santa Caterina. E niente, con la caduta del fascismo e con questa società nuova al 50 e il 50, praticamente la libreria dopo la guerra praticamente subisce una forte crisi. E i mobili che vedete qui praticamente sono quelli che hanno resistito a un bombardamento e a due traslochi, quindi sono i mobili originali degli anni 20, insomma. Quindi nel 2005 abbiamo avuto un riconoscimento dalla Camera di Commercio per i 200 anni di attività. Siamo la seconda libreria più antica d'Italia, dopo la libreria Bocca di Milano, la Bocca del 1680, credo. Subito dopo veniamo noi. Però tu, l'accostamento che c'hai è Belforte Libri, Libri Belforte. E praticamente nell'immaginario appunto collettivo della città, Belforte rappresenta i libri. Io posso vendere anche le scarpe domani, ma nella vostra memoria rimarrà che Belforte vende i libri. Quindi fa parte della storia, poi se consideri che nel 1805, quando è sorta la libreria, cioè l'attività, non c'era ancora un'Unità d'Italia, appunto proprio per questo, capito? Cioè stavamo a Napoleone, quindi abbiamo attraversato, siamo ancora più vecchi dell'Unità d'Italia, di 150 anni, e quindi è un punto di riferimento, no? Cioè cerchiamo comunque di esserlo ancora, insomma. Noi viviamo essenzialmente di ricerca. Il libraio deve essere essenzialmente, a parte la parte commerciale, deve essere un commerciante innanzitutto, però deve essere essenzialmente un ricercatore. Oggi le librerie tendono a essere massificate dagli editori, cioè praticamente tu ciò che trovi in una libreria lo trovi in un'altra, poi lo trovi in un'altro, no? Cioè sono sempre i soliti editori che occupano i soliti spazi, i soliti scaffali. Noi cerchiamo di avere una politica diversa, un po' per difesa dal mercato, insomma, no? Se no diventiamo una libreria qualunque, no? Non vedo il motivo perché devi venire da me, ecco. È proprio questa ricercatezza che fa la differenza. E questa ricercatezza te non la vedi, non è un'impressione che hai appena entri, ma la ritrovi osservando gli scaffali. No, qui questi rimarranno. E quando noi non ci saremo, se ci sarà ancora un libraio, loro rimarranno qui. Da un'altra libreria non ce l'hanno, vabbè, non ce l'ha da Belforte. Poi spiego qui da Belforte, ce l'ha, no, come non ce l'avete, come non ce l'avete, quasi un rimprovero, no? Dire come non ce l'hai. Quindi, è una responsabilità. Una bella responsabilità, sì, sì, anche questo, l'hai detto bene, è una responsabilità. È una La parrocciaia nulla, nasce da un'idea che ci abbiamo avuto io e la mia sorella nel 2002,
dopo che mio nonno è andato in pensione, praticamente ha chiuso il ristorante storico che ci aveva in via Ricasoli dal 1944 al 2001, e vecchio e malato è andato in pensione, ha chiuso il ristorante e la mia sorella non si voleva che la tradizione di famiglia andasse a perdersi, e quindi abbiamo deciso di riprendere in mano la vecchia licenza, tutta l'attrezzatura, un po' del ristorante, di portare avanti un po' la tradizione di famiglia, reinventando il luogo, reinventando il posto, spostandolo da via Ricasoli a piazza Cavallotti, e ci siamo buttati un po' in questa avventura che ora, insomma, da 9 anni va abbastanza bene. La Parrocciaia ha portato avanti la tradizione di famiglia, che è quella un po' dell'osteria tipica, storica, posto popolare dove all'interno del quale non ci sono, diciamo, differenze, come era sempre stata in bottega da mio nonno. Ci andava l'operaio e il direttore di banca e l'assessore, erano tutti quanti gomito a gomito a mangiare il panino con il bicchiere del vino, il fiasco messo nel mezzo, e insomma, quindi ci piaceva portare avanti un po' quest'idea di osteria alla vecchia maniera, e questo è stato, insomma. Diciamo che comunque sia si è molto ringiovanita, cioè nel senso è ritornata un po' lo spirito che ci aveva il ristorante del mio nonno negli anni 70 e quello che ci abbiamo noi ora nel 2010, diciamo, nel 2011. Si era, insomma, con il mio nonno era andata un piano pianino, ha invecchiato il mio nonno, era invecchiato un po' anche il ristorante, quindi insomma abbiamo dato un po' una botta di vita, insomma facciamo mostre con i pittori, si organizza concerti con la musica dal vivo, dando spazio ai musicisti, ai giovani, e quindi si è, diciamo, un po' ringiovanita, abbinando comunque sia alla ristorazione, al mangiare, al bere, anche tutta una serie di altre attività culturali, appunto la musica, i quadri, si fa le mostre di fotografia, cerchiamo un pochino di allargare, che non sia soltanto l'osteria, il ristorante dove mangi e bevi, ma è un punto di incontro per tutti, insomma. Questo teatro, il teatro Goldoni, intitolato ai più grandi drammaturghi del commediografi del Settecento e oltre, è un teatro che risale agli anni 40 dell'Ottocento. Non era l'unico, oggi è rimasto l'unico teatro storico nella nostra città di Livorno, ma nell'Ottocento, quando fu costruito, non era l'unico teatro, faceva parte di un insieme di luoghi per lo spettacolo, neanche il più importante. Il più importante teatro era il Carlo Ludovico, detto Teatro San Marco, che si trovava nelle vicinanze della chiesa di Santa Caterina, proprio nel quartiere di Venezia. Quel teatro però, insieme al Teatro Rossini, vicino a Via Cairoli, insieme allo storico Teatro degli Avvalorati, proprio sugli scali degli Avvalorati, fu colpito dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. E questi edifici non furono restaurati, furono distrutti per lasciare posto a strade, a nuovi palazzi, eccetera. Questo teatro, per fortuna, fu costruito in una zona che nell'Ottocento era una zona abbastanza periferica, era fuori dal centro storico, si trovava lungo la vecchia via che andava verso Montenero, e fu quindi costruito un po' in periferia, nei pressi delle campagne o dei borghi che crescevano, ecco, come sobborghi della città, proprio in periferia. Dunque, durante la Seconda Guerra Mondiale si è salvato dai bombardamenti, si è salvato dall'incuria, si è salvato dall'abbandono, è stato chiuso per 20 anni, è stato acquistato dal Comune di Livorno, e poi per 20 anni le trattative per l'acquisto, il reperimento dei fondi per il restauro, insomma, per riportarlo a essere di nuovo una struttura bellissima, meravigliosa e funzionale per lo spettacolo, aperto a tutta la città. Nacque come teatro per una classe media imprenditoriale, commerciale, della Livorno della prima metà dell'Ottocento. Oggi è un teatro che è aperto a tutta la cittadinanza, dai
dai ragazzini di 6 anni a quelli di 86, non solo con lo spettacolo ma con tutte le attività di laboratorio, di incontri, di lezioni che vengono fatti all'interno di questa struttura meravigliosa. Civili nasce nel 1890 da Augusto Civili, lo fonda da solo, come diventa come bar, fiaschetteria e ristorante, diciamo un punto di ristoro. E niente, nel periodo successivo, quando iniziano a venire fuori le prime macchine da caffè, si specializzano nella caffetteria e nel ponche. Piano piano riescono a trovare un gemellaggio perfetto tra rum e caffè e fanno un ponche che a Livorno, diciamo, tra i migliori al palato dei livornesi, diciamo, che piace di più. Diciamo, il Bacivile è diventato un po' un'istituzione per Livorno, un punto di ritrovo per i livornesi, cui portano anche amici da fuori, parenti o personaggi importanti, portano qui per degustare e farli vedere un po' a Livorno vecchia, che si rispecchia nei quadri, nella pittura e nell'ambiente. E niente, il ponche è un po' per tutti, per tutte le classi sociali, per tutte le età. E il ponche come si caratterizza? Diciamo, si prende un bottino, il rum, importantissimo, il rum nero. Inizia il bicchiere. Scaldato il rum, aggiungo, scolse il limone, pescare intanto c'è una passione, poi a volte cala, a volte ritorna, e dipende un po' anche da pesci che abbondano, perché se non abbonda pesci passione ce n'è tanta, ma poi passa. No, sì, sarebbe una bella spesa che dice comprare l'esca, perché non è nemmeno tanto a buon mercato, è un po' cara l'esca, tanto un po', ogni tanto la passione viene, poi se si prende bene, se si prende pazienza, si è passata una giornata a mare. Che oggi pescare a Livorno già qui non ci potremmo essere, perché qui a Piloti non ci potremmo essere. Ci concedono di pescare perché ovviamente non facciamo niente di male, perché vado e prendo un pescino ogni tanto, poi il resto è divertimento e tanta passione. Cos'è pescare? Divertimento. Divertimento. Rompere scatole al suo babbo, vero? Rompere scatole a babbo e basta. Metti il pau, posso tirar su, eh? Anche quando non c'è pesce, uguale, posso tirar su. Perché la noia è tanta. Si spera sempre in qualche pesce. Pesci oggi non ce n'è. Meglio la PlayStation. Io gioco a pallone.
mi porta indietro, quando già sapevo cosa c'era più migliore, mentre il cielo si apre, quasi mi commuove, stesi è il paradiso, e corro felice come quando fischiavo via lontano dai giorni della scuola e nella stanza dalla finestra entravo per rivederti ancora, rubare marmellata. Dorme il tuo respiro, dolce la canzone, io devo scappare.